Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di questo piccolo talk che abbiamo voluto organizzare qui davanti allo stand di Sillabe di Sale Editore. Siamo nel padiglione 1 del 29esimo Salone Internazionale del Libro di Torino. Siamo davanti allo stand C13, siamo in compagnia di Simone Vesentini, una disonesta fortuna sfacciata. Perché questo titolo? Perché una disonesta fortuna sfacciata? Allora, intanto faccio vedere il libro, che è questo qui. Già la copertina mi piace molto. Allora, il titolo è un po' strano, vero? Io credo che la fortuna sia parte fondamentale nella vita di un uomo, per il successo di una persona, e, come del resto anche la raccomandazione. Però una disonesta raccomandazione sfacciata non mi piaceva come titolo, quindi ho messo la fortuna, insomma, che è un po' più carino come titolo. Va bene come risposta, sì? Benissimo, bene. Assolutamente. Tutto il protagonista di questa disonesta fortuna sfacciata è Marco. Certo. Puoi descriverci un po' questo suo personaggio? Allora, Marco è una persona comune che ha un lavoro che non lo soddisfa e che trova, grazie ad un atto disonesto, la possibilità di cambiare vita, perché lui ha un sogno e grazie a un ritrovamento fortuito riesce a realizzare questo sogno. Quindi a volte la fortuna disonesta e sfacciata può aiutare una persona a costruirsi una vita più bella e a realizzare anche i propri sogni. Quindi possiamo dire che in un certo senso è un libro anche sul cambiamento. Sì, assolutamente sì. Cambiamento, perché io credo che fondamentalmente nessuno è contento al 100% della sua vita. Io almeno non lo sono, poi se qualcuno lo è, per carità, vorrei conoscerlo. Infatti. No, io sì, è proprio un libro sul cambiamento e non c'ero mica arrivato a sta cosa. Quindi, visto. Questa poi dopo ci mettiamo d'accordo. Sì, dopo gli do i diritti d'autore anche a lui un po'. A proposito di autore, sì. Abbiamo parlato del libro, l'autore Simone Vesentini. L'autore Simone Vesentini è di Verona, però ha vissuto per un po' di anni a Torino, si è trasferito qui per lavoro e vi do qualche cenno della mia vita. Ho lavorato per una grande ditta automobilistica di Torino, che produce automobili, che è nata a Torino, che ha la sede a Torino, ma anche se negli ultimi anni si è trasferita in Olanda, Regno Unito, Gran Bretagna, insomma, quindi non vi dico però qual è l'azienda, insomma. Non la riveli. No, non lo dico, non lo dico. Dal punto di vista invece come autore, tua prima esperienza? È la prima esperienza, sono partito ovviamente come tutti credo dai racconti. E poi ho fatto un racconto che mi sembrava più bello degli altri, è diventato il primo capitolo del libro, a cui ho dato un seguito che è diventato il secondo capitolo del libro, e poi sono seguiti altri racconti che sono diventati praticamente i vari capitoli del libro. Quindi diciamo sono dei racconti però collegati da una vicenda che li accomuna, insomma, però sono abbastanza differenti uno dall'altro. Quindi più libri nel libro. Questa è una chicca, Questa è bella. Me la sono inventata adesso, però mi piace, insomma. Quindi. Hai già la testa verso qualcosa di nuovo? Sì, allora io diciamo che ho il 50%, ho già pensato, cioè vorrei fare un altro libro, ce l'ho in testa per il 50%, adesso manca l'altro 50% che è scriverlo, riguardarlo, correggerlo e farmelo pubblicare, perché non è facile quello. Quindi ringraziamo Simone. Potete venire qua allo stand di Sillabe di Sale, siamo, ricordiamo ancora, padiglione 1, stand C13, una disonesta fortuna sfacciata. E siamo a Torino. Giusto, siamo a Torino, giustamente. Grazie mille. Grazie, è stato un piacere, grazie, ciao.
È un anno che ti conosco e mi hai cambiato la vita. A chi lo dici? Anche a me, anche a me. No. Bene, siamo arrivati al secondo libro di Simone Vesentini. Il primo si intitolava Una disonesta fortuna sfacciata, e qua diventa L'uomo dei cruciverba. Anche questo è un giallo thriller più o meno. Sì, più o meno. Più o meno, non tanto thriller, forse più giallo che thriller. Ma forse più noir, secondo me. Sì, con risvolti noir, sì. Comunque l'ambientazione è quella. Direi proprio di sì. Cosa parla sostanzialmente il libro? Ma guarda, con il primo romanzo parlavo di un ritrovamento fortuito. Sì. Invece questo romanzo è incentrato sulla perdita. Il protagonista, che è un uomo fortunato... che ha la fortuna di fare come mestiere assolutamente, sì. Lo scrittore di cruciverba è un genio, ha una mente geniale che è limitata solamente da linee parallele che delimitano il cruciverba, quindi questo certo. È solamente il suo limite. Ed è il grosso obbligato. Certo, assolutamente. E praticamente comincia a perdere le lettere, dalla sua mente perde delle lettere, e quindi qui abbiamo una caduta verso gli inferi che creerà delle situazioni paradossali, però simpatiche anche. Quindi, curiosamente, uno scrittore scrive un libro dove il protagonista perde le lettere. Assolutamente, ovvero sì. Lo strumento principale che è quello che gli permette di scrivere, sì. Poi comunque abbiamo... È fantastico. No, ma poi, tra l'altro, lui non scrive solamente dei semplici cruciverba. All'interno ci sarà un cruciverbo sociale, alla fine ci sarà la tridimensionalità, che è una cosa un po' strana, anche difficile da capire, quindi, non l'ho capito neanche io, sinceramente. Un cruciverbo tridimensionale. Sì, ok. Non ho capito cosa sia, però l'ho scritto. Ok, e quindi... nonostante tu l'abbia scritto. Perfetto. Questo quindi, è un altro questo mistero del libro di Simone. Fa capire com'è questo autore. Va bene, io spero, anzi, mi auguro, anzi, avrà un successo più ancora dell'altro, sicuramente questo. Ma spero perché bene. Perché credo che, almeno io l'ho letto, avendotelo pubblicato, credo che psicologicamente il personaggio sia delineato molto, molto, molto bene. Sì, diciamo che mi sono un po' staccato, anche seguendo un tuo consiglio, dall'autobiografia, insomma. Sì, esatto. Mi sono un po' staccato, ho creato una storia. Ci sono anche delle cose che riguardano me qui dentro, però sono annegate. Questo nel processo di scrittura naturale, sì, di sì, tutti. Sì. Però ecco, però mi sono un po' staccato. Mi ha affascinato. Grazie, okay. detto da questo grande uomo. Nah, comunque non è assolutamente vero. Io mi sento un novello Salgari perché ho un editore torinese, io sono di Verona come Salgari. Sì. Mi sono trasferito a Torino anche per lavoro e ho un editore torinese, non penso sia lo stesso di Salgari, e quindi insomma, mi no, sento è difficile, un po'... sono un po' più giovane. Sì, sarei già non al museo egizio, però... quindi ecco, insomma. Quindi... Va bene, grazie. Grazie a te Simone, grazie. Immaginato un mondo, come lo definisco, terrificante, direi che la parola giusta, è un mondo terrificante dove tutta la cultura, tutti i libri, tutto quello che è stato scritto sono finiti nella memoria di un solo computer, cioè non esiste più una libreria fisica, no? Dove vai, spogli il volume e ci scrivi qualcosina sopra, metti il notino lì. No, esiste solo questo computer che però c'ha un problema. Ma vero che c'è un problema? E mo ci dici qual è il problema. Buongiorno a tutti. Allora, intanto volevo dire che questo libro appartiene al 20% di libri utili. Giusto, Piero? Mi sto facendo pubblicità da solo. Sì, hai detto 20% prima. 20, sì, sì. Allora, 2% di libri utili.
Sì, questo computer ha un virus che gli fa perdere le lettere sul tavolo, diciamo un virus informatico, perché in un certo senso riprendo quello che avevo già trattato nel mio secondo libro, dove anche in questo caso c'era il protagonista che perdeva le lettere dalla sua testa. Quindi, vabbè, ma vista l'età magari è anche normale, insomma. Vabbè, fa piacere, vabbè, questo è l'ultimo, allora il terzo romanzo, terzo e ultimo romanzo con Sillabe di Sale. Ma sono fiducioso però, no? Nel caso vado dalla signora che è con casa editrice concorrente. No, siamo troppo amici. Siamo troppo amici. Non cedo, è come un calciatore. Calciatore di Serie B, dai, però, insomma. Ecco, quindi c'è questo mondo degradato, c'è questo virus che comunque distrugge il sapere, che non viene più apprezzato perché nessuno è interessato a salvare questo, il nostro passato. E quindi in questo mondo ipertecnologico però ci sono molti spunti con la classicità, con i tempi andati. E il protagonista è una persona, è un anziano, che odia il mondo, ci saranno molti monologhi anche secondo me simpatici, non perché l'ho scritto io, ma proprio ci ho messo il cuore in certe parti, e quindi questo è grosso modo il racconto. Ci sarà un finale anche a sorpresa, ci sarà anche degli atti violenti all'interno, quindi diciamo che è una sorta di noir thriller, come l'ha etichettato il mio maestro Partiti, che è qui a fianco a me. Quindi, se mi chiami ancora maestro ti dicenzio, grazie, comunque ho scritto romanzo, non ho messo l'uomo, dai. Quindi un bel virus informatico che ha deciso di distruggere tutto quello che è stato accumulato nei secoli. Ecco, perfetto, ci mancava anche questo nella visione ottimistica del futuro, quindi pure quello. Quindi abbiamo da una parte un omologo, è difficilissimo, ma omologazione dei comportamenti di tante altre cose, dall'altra parte abbiamo la visione proprio della perdita totale della memoria storica e letteraria dell'umanità. Ok, possiamo accontentarcene via, no? A questo punto. Ma è un libro che dà speranza, cioè dà una chiave in qualche modo chiamiamola speranza rispetto alla situazione, è un libro che tu dici, mo siamo così, è finita. No, l'idea sarebbe quella di cambiare, insomma, quindi ho voluto esprimere un mondo malato, ancora più malato di quanto è in realtà, con la speranza che magari qualcuno anche pensi a cercare di migliorare un po' questo mondo, anche a livello di inquinamento, di problematiche sociali, quindi l'idea sarebbe questa, sarei contento che almeno anche un lettore cominciasse a riflettere su queste cose, ma penso che tanta gente ormai si sia resa conto che non possiamo andare avanti così, quindi questo era quello che volevo esprimere in questo romanzo. Sì, a parte il fatto che i lettori sono una specie di estensione anche quella, questo è un altro discorso. E oltre a questo cosa c'è nel tuo libro? Perché non c'è soltanto questo, questa strada maledetta, chi è? Perché già mi hanno mandato di post, cos'è un libro che ce l'ha con le donne? Perché c'è scritto strada maledetta lei. Io ho fatto presente che di sostantivi di genere femminile ce n'è qualche decina di migliaia, quindi non è necessariamente quello, però mi hanno fatto questo punto. Ce l'ha con le donne, Simone? No, non ce l'ho con le donne, perché dopo anche quando mia moglie vedrà questa intervista magari potrebbe risentirsi. Un minuto di che è a casa. No, allora stramaledetta, allora c'è una donna che comunque è odiata dal protagonista, ma ha le sue buone ragioni. E invece poi anche la stramaledetta si riferisce anche a un periodo storico che il protagonista odia, che è
appunto la rivoluzione industriale che lui vede come il periodo di cambiamento da cui si è generato questo mondo corrotto. Quindi in questi monologhi ci sono continuamente riferimenti alle macchine, alla rivoluzione industriale, alle problematiche appunto sociali nate anche con la rivoluzione industriale, la classe degli operai, insomma. Quindi è un libro che a tutto tondo analizza svariate problematiche che vanno ambientali, sociali, come ho già detto. Quindi ho cercato di mettere dentro un po' di tutto, ed è per questo che anche il libro è più lungo, ci sono più pagine rispetto agli altri due. Quindi sono contento, adesso vediamo come andrà. Com'è? È più lungo, sì. Infatti costa 50 centesimi più dell'altro. Se l'editore si è sbagliato, quindi giriamolo, perché farei una pubblicità. Copertina molto bella, scelta da Piero. Piace molto il concetto dell'uomo che si ripara con l'ombrello con delle lettere che cascano di colore rosso, che potrebbero far pensare a lettere insanguinate, lettere che stanno morendo, e quindi l'unica protezione che ha il protagonista in questo caso è l'ombrello, quindi è protetto molto male. Il prossimo che mi fai deve essere un noir, ormai lo pretendo. Adesso vorrei prendermi un anno sabbatico, ho pensato, poi ho detto no, alla fine non posso leggere il tuo libro, io sono stato obbligato a leggerlo, ma se non fosse stato obbligato perché? Ma allora, secondo me il motivo per prendere questo libro è che è un libro che cambierà il mondo, quindi mi sembra un buon motivo, cosa dite? No, sto scherzando, è un libro bello, a me è piaciuto, non perché sia di parte, però è anche particolare, perché adesso ho inserito anche all'interno del romanzo due racconti, cioè quindi ho cercato di fare un romanzo con racconti, cioè penso che sia...